Il segmento delle nude entry level sta vivendo un momento di grandissima vivacità tra new entry e grandi ritorni. Tra le novità più interessanti c'è sicuramente la Suzuki GSX-8S. Con lei Hamamatsu lancia la sfida alle icone di settore, certa di avere molto da dire. Allora vediamo com'è fatta, come va, quali sono i suoi punti forti e quali quelli deboli. Bentornati nel nostro studio, bentornato Fabio. Grazie Marco, ciao. Un altro viaggio, un'altra moto, un'altra emozione. Questa volta si parla di una novità importante. Molto. Inquadramela un po' nel mercato. Allora, la moto è la Suzuki GSX-8S. È importante perché è una delle prime moto completamente nuove che Suzuki realizza da un po' di tempo questa parte, quindi molto interesse nel provarla. È una naked entry level di aspetto sportivo. Le entry level sono quelle naked che cercano di mettere insieme facilità di guida a prova di neopatentato e allo stesso tempo la direzione che ha preso la categoria è quella di cercare di stuzzicare, coinvolgere anche chi ha un minimo di esperienza, cioè non sono più le moto noiose di una volta, hanno carattere, sono sempre più divertenti. Lei è nella fascia di quelle sportivelle, quindi le sue concorrenti sono a grandi linee la Benelli 752S, la Honda Hornet, la KTM 790 Duke, la Kawa Z650 e la Yamaha MT-07. Sì, una categoria fatta di motori bicilindrici, permettimi, un po' standardizzati, no? Questi bicilindrici in linea che ormai sono diventati la normalità per una fascia, soprattutto quella media delle moto. Lei come si differenzia in questo contesto? Allora, grazie che hai parlato di questa cosa perché mi è venuto in mente tra le concorrenti anche la Triumph Trident, che è l'unica del panorama col tre cilindri in linea, quindi ci metterei anche lei tra le concorrenti. Allora, in effetti è un'altra moto con bicilindrico parallelo, ha qualche cosa di interessante. Partendo dalla ciclistica, il telaio è quello consueto, quindi tubi d'acciaio e piastre in acciaio, però ha un bel forcellone in alluminio con leveraggio, quindi un dettaglio abbastanza interessante. Ovviamente cerchi da 17, sospensioni Kayaba con un'escursione adatta a moto stradali, freni da 310 mm con pinze ad attacco radiale, abbastanza standard, però tendente allo sportivo. Il motore è un bicilindrico parallelo, come dici tu, molto moderno, nel senso che ha alimentazione con corpi farfallati ride-by-wire, pistoni forgiati. Una caratteristica interessante che ha è un sistema brevettato di Suzuki che serve per abbattere le vibrazioni, quindi è il classico contralbero, però Suzuki ha fatto in modo, per renderlo più compatto e leggero, ne ha realizzati due, uno che abbatte le vibrazioni di un cilindro e uno che abbatte le vibrazioni dell'altro. Questa è un po' la sua peculiarità tecnica. Tra le cose secondo me interessanti da segnalare c'è il fatto che l'albero motore abbia perni di manovella sfalsati di 270 gradi, quindi come tanti bicilindrici paralleli, quello della Hornet, quello della MT-07. I condotti di aspirazione hanno un andamento quasi orizzontale, questo per compattare in senso di altezza il motore. E anche interessante il fatto che i cornetti di aspirazione dei corpi farfallati abbiano lunghezza differenziata, questo per ottimizzare il rendimento volumetrico a più regimi. Per il resto 776 cm cubi, cambio a 6 marce elettronico bidirezionale di serie, frizione antisaltellamento e con meccanismo di riduzione dello sforzo alla leva, il silenziatore più compatto che Suzuki dice di aver mai montato su una moto. Lato elettronico è abbastanza completa, ha controllo di trazione e possibilità di selezionare la mappatura di erogazione e ovviamente l'ABS che è obbligatorio per legge. Tutto questo, secondo il nostro centro prove, porta ad avere 191 kg di peso a vuoto, quindi in ordine di marcia ma col serbatoio vuoto, 82,2 cavalli rilevati all'albero e 78,7 Nm, sempre rilevati all'albero. Un motore che conosciamo bene perché è quello che viene condiviso con la nuova Bootstrom, ma hai parlato di numeri, soprattutto di peso, direi che rispetto alle concorrenti che hai nominato prima forse è un po' più pesante, come mai? Sì, ho fatto questa domanda ai tecnici Suzuki perché in effetti ha colpito anche me questo numero e loro mi hanno
poi io, magari gli altri sono stati più bravi, però io ti dico quello che dicono loro a risposta a questa precisa domanda. Mi dicono che un modo di progettare una moto è quello di imporsi dei numeri che devi raggiungere, quindi 180 kg e devo starci dentro a tutti i costi. Okay. Un altro è dire la mia moto deve andare in questo modo, cioè loro vogliono raggiungere un target di guida, non di numero. E secondo loro, per avere la rigidezza necessaria ad avere quel tipo di guida, più sotto di così non riuscivano a stare. È un concetto che capisco benissimo, mi sta anche bene, però poi quando guidi questi chili in più si sentono o no? Quando sollevi la moto dal cavalletto, sollevarne una che pesa 20 kg in meno si sente un pochino. Sì. E tra le curve, quando devi fare i cambi di direzione, anche lì lo senti un pochino. Però si parla di 190 kg veri, secondo me rientra nell'ambito di una moto comunque facile, facilmente gestibile anche da chi non ha molte esperienze, quindi non è che per questi chili in più che ha ti mette in imbarazzo, in difficoltà, anche perché la sella è molto bassa, quindi tocchi bene terra, 800 mm rilevati sempre dal nostro centro prove. E una cosa importante che mi hanno detto sempre i tecnici giapponesi, è vero che il peso in più c'è, ma se tu lavori molto sulla centralizzazione delle masse, questo peso all'atto pratico ti sembra, questa differenza di peso ti sembra minore. E a mio avviso lo senti che è un po' più pesante, ma ripeto, è una cosa che senti ma non ti dà, non ha molto effetto sulla guida. Lo senti ma non ti disturba più di tanto. Sì, poi negli anni abbiamo imparato che il peso sulla bilancia non è poi il peso dinamico, no? Lì subentrano poi anche quote ciclistiche, eccetera, eccetera. Ma quindi ti è piaciuta o no? Cioè è bella sta moto da guidare? È bella, ti dà emozioni o no? È bellissima, cioè ho trovato riscontro in quello che diceva il tecnico, perché a livello di guida secondo me è attualmente il riferimento nella categoria. Okay. È molto precisa, ti mette proprio voglia di guidare in modo sportivo, perché è un bel davanti che ti dà una bella sensazione di precisione, è scorrevole, ti viene voglia di mollare il freno in fretta per avere tanta velocità in curva, ti mette voglia di piegare, ti dà proprio gusto. E non è una cosa così comune in questa categoria. Non è solo un fatto di ciclistica però, perché per esempio la posizione di guida è molto bella, ti dà feeling, i freni hanno potenza da vendere, le sospensioni gestiscono bene i trasferimenti di carico senza chiedere pegno in termini di comfort, cioè se vai sul pavé non è una moto scomoda. Quindi nel complesso è una moto che mescola bene il comfort con questo suo carattere sportivo che a me piace molto. A livello ergonomico ci stai comodo? Il manubrio ha una bella piega? È molto azzeccata la triangolazione, perché come il resto della moto ti permette di essere comodo quando la usi normalmente, ma di avere un bel feeling con la ciclistica quando ti viene voglia di spingere. Prima hai parlato tanto del motore, però fondamentalmente a livello di dati, invece l'uso com'è? È un bellissimo motore nei primi due terzi del range di erogazione, nel senso è il migliore in termini di erogazione di coppia, ha molta grinta in basso e ai medi. Tu esci di curva e dici porca vacca che bella spinta. Dopo vedi il rettilineo e dici tiriamo la marcia. Da 7000 giri in poi non è che non vada, perché i cavalli li ha 82 cavalli, fa anche più di 200 all'ora, la moto va da 0 a 100 in 3 secondi e 7, quindi è una moto veloce. Però proprio a livello di sensazione è un motore che si appiattisce, non ti dà più, ti aspetti che cresca questa spinta, che cresca questa sensazione di emozione, invece rimane molto piatto, quindi che tu cambia 7, 8, 9 mila giri cambia poco. Se devo puntare il dito su un difetto, al massimo ti direi vibrazioni. Nonostante questo nuovo sistema brevettato, il motore lo senti abbastanza a livello di vibrazioni, soprattutto sulle pedane. C'è da dire, e questa è una cosa positiva, che non cambiano molto al variare del regime, nel senso tu quello che accade normalmente è che tiri una marcia e le vibrazioni crescono relativamente al regime, invece queste sono sempre più o meno a un livello che non cresce, le senti sempre, ma anche tirando le marce non arrivano mai a dare fastidio, quindi non arrivo a dire che sia un difetto, però più dell'erogazione diciamo che forse le vibrazioni sono una cosa su cui puntare il dito su questo motore, anche se alla fine nell'utilizzo pratico non posso dire che dia un fastidio. Un altro dettaglio che secondo me è migliorabile, la gestione elettronica della scalata. Tu normalmente quando scali e non hai il cambio elettronico, soprattutto quando stai guidando più forte con il motore un po' su di giri, ti viene normale modulare il rilascio della frizione, non è che la molli così. E usando il cambio elettronico allo stesso modo, quindi stai guidando forte e scali la marcia, ci sono alcuni cambi che fanno loro in automatico di modulare questo gradino e questo non lo fa.
è solo questo. Ci vorrebbe una manina elettronica che molli la frizione un po' più dolcemente. L'ultima domanda resta sempre concettuale, cioè l'abbiamo inquadrata nei confronti delle concorrenti, abbiamo detto come va, però oltre a essere un po' più pesante sempre rispetto alle concorrenti è anche quella che costa un filino di più, o perlomeno rispetto alla Hornet, che per tanti anni è stato un riferimento di questa categoria, costa un po' di più. Ecco perché dovrei comprare una GSX 8S rispetto a una Hornet. Allora, ho fatto la stessa precisa domanda al tecnico giapponese cercando di metterlo in difficoltà, o meglio, per sapere cosa lui pensasse di questa cosa. Ti dico prima quello che mi ha detto lui. Lui mi ha detto che hanno puntato molto sul livello di finitura e sul design. E in effetti, guardando la moto da vicino, noti che è curata. Il forcello in alluminio è un particolare che ha il suo impatto. Il telaietto è imbullonato ed è molto bello, verniciato, a scomparsa nelle plastiche della moto, la bulloneria lo vedi che è di bell'aspetto, quindi c'è del valore in più rispetto a una Hornet che è fatta bene ma in modo un pochino più economico. E lui poi diceva che nel momento in cui questa moto ti cattura con l'estetica e la vai a provare, secondo loro a livello di guida è migliore. Quello che ti dico io è perché dovrei comprarla. La Hornet è sicuramente superiore a livello di motore. A livello di prestazioni è superiore perché soprattutto agli alti quel motore lì è molto brillante. Se ti piace guidare, ti piace la guida sportiva, questa è un riferimento. Quindi la Hornet ha accorciato la distanza tra le entry e le medie a livello di prestazioni e questa lo fa a livello di guida. Grazie Fabio. Grazie a te Marco. Ciao. Ciao a tutti. Continuate a seguirci, mettete mi piace se non l'avete ancora fatto al nostro canale YouTube.